Pastorelli. Pastorelli. Bene, tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 52, contrari 353, la Camera respinge. Siamo all'1.37, qui c'è un invito al ritiro, parere contrario. Deputato San Nicandro, prego. Qualcuno ha sostenuto che le mie affermazioni erano infondate. Il documento fornitoci dal Servizio Studi della Camera è intitolato Contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Contrasto dello sfruttamento. Questa legge la stiamo facendo per contrastare lo sfruttamento in agricoltura. Poi nella legge si dice quando c'è sfruttamento. O meglio, mi correggo, questa legge la facciamo per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori. Non in agricoltura, perché ripeto, la norma del 603 bis recita ciascuno, cioè si riferisce a qualunque datore di lavoro di qualunque settore merceologico, o agricoltura, o commercio, o industria, imprenditore e non, regolare e non, perché se ad un certo punto i carabinieri scoprono 20 persone assunte da un datore di lavoro fuori dall'ufficio del lavoro, non assicurate all'INPS e all'INAIL, ma pagate a tariffa, non incorre quel datore di lavoro né il suo mediatore nella severità di questa normativa, appunto perché questa normativa si preoccupa dello sfruttamento dei lavoratori, è chiaro, e non del modo come è stato eventualmente assunto, perché per questo c'è altra normativa, cioè chi assume fuori, cioè non registra all'ufficio per l'impiego, al centro per l'impiego, i lavoratori, c'è una sanzione. Chi non assicura presso l'INPS o l'INAIL i lavoratori, c'è una sanzione. Ma se non li sfrutta, non incorre in questa normativa. Quindi non è che qua si sta facendo dell'allarmismo, ma soltanto sto richiamando l'Aula sul fatto che le leggi le facciamo male, come dice ormai la stampa inglese. È chiaro, e molto spesso le intenzioni sono ottime. E io non nego che le intenzioni siano ottime, però io vedo che ma affidare soltanto alla norma penale, la soluzione del problema è abbastanza, come dire, fallace, perché abbiamo nel frattempo liberalizzato, ognuno può assumere chi gli pare piace quando gli pare piace. La Repubblica, dice l'articolo 4, promuove il lavoro, quindi lo promuoveva prima facendo del collocamento della manodopera una propria funzione e realizzava anche la redistribuzione del lavoro, perché al collocamento si potevano assumere le persone soltanto normalmente in modo numerico, non potevi tastare i polsi o i muscoli come si faceva nel mercato di piazza, non era possibile questo, e se ciò veniva fatto vi era una sanzione penale, è chiaro. Poi a poco lo Stato ha fatto marcia indietro, come ho detto prima. Ma c'era anche di più: gli uffici locali, che erano gestiti dai sindacati e dai datori di lavoro, perché loro erano le due, come dire, figure sociali ed economiche, indispensabili, avevano modo di controllare cosa avveniva sul territorio prima di iscrivere uno nell'elenco, per esempio, dei lavoratori agricoli, perché vengono iscritti in un particolare elenco i lavoratori agricoli. E come lo facevano? Lo facevano analizzando i piani culturali che ogni anno le aziende dovevano presentare. Il territorio quindi era presidiato, tutti i comuni italiani, da migliaia di poliziotti, non in uniforme, ma intendendo per poliziotti i delegati sindacali, non solo, ma anche i singoli lavoratori cittadini che controllavano se era stato mandato a lavorare qualcuno che non doveva andarci perché stava giù in graduatoria, oppure se un datore di lavoro in campagna tenesse delle persone che non erano passate dall'ufficio del lavoro. Quindi quando noi abbiamo smobilitato, distrutto questo esercito di sindacalisti che assolvevano questa encomiabile
funzione, è evidente che alla fine lo Stato si è ridotto a fare una norma penale. Ma noi possiamo stabilire pure l'ergastolo, ma se noi non ripristiniamo il collocamento pubblico o qualcosa del genere, non dico questo, ma qualcosa del genere, sarà sempre un tentativo velleitario di uno Stato ormai che si limita soltanto a fissare delle regole e poi vinca il più forte, e i più forti sono sempre i datori di lavoro e i loro caporali. Grazie, deputato Sanicandro. Allora, se non ci sono altri interventi, io dichiaro aperta la votazione sull'1.37 con il parere contrario di Commissione e Governo. Bordo. È andata. Bene, nessun altro problema, la votazione è chiusa.